Pino Verde. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, 21:21, sempre in diretta con Focus. Partiamo da questa notizia, da una guerra interna a Forza Italia e una ribellione che parte dal Veneto. L'assessore all'istruzione in regione Elena Donazzan di Forza Italia, con un'intervista al Corriere, lancia un macigno e dice: non si può più andare avanti così, Berlusconi ha fatto il suo tempo, bisogna passare ad un partito unico che probabilmente potrebbe chiamarsi Lega Italia. Questo è stato detto anche nei giorni scorsi. Ci sono tanti ribelli con lei, parla l'assessore, poi la sentiremo anche al telefono in diretta tra pochi minuti, parla di decine di telefonate che le arrivano da ogni parte d'Italia, di forzisti delusi, e domani sera a Milano ci sarà una riunione dei congiurati per stabilire quali passi compiere. Quindi partiamo da questo, sentiremo tra poco Elena Donazzan. Ovviamente poi, come sapete, c'è ancora in ballo e pare che i tempi si possano allungare la questione del governo, che ancora non c'è, Di Maio Salvini oggi una telefonata su alcune procedure in Parlamento, sembra che possa in qualche modo ritornare questa accoppiata, insomma vedremo, ma ancora si potrebbe andare anche alle calende greche, qualche osservatore dice. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata: Carmine Bianco del Movimento 5 Stelle, buonasera Bianco, grazie buonasera. Per essere qui, Maria Rosa grazie Barazza del Partito Democratico, buonasera, buonasera, Graziano Zlin in Consiglio regionale del Partito Democratico, buonasera Zlin, buonasera, buonasera. Sergio Berlato, Fratelli d'Italia, buonasera a lei e tutti i telespettatori, Sergio del Consiglio regionale del Veneto, grazie a Patrizia Bisinella, grazie a voi, buonasera a tutti. Di Noi con l'Italia, bentornata. Giuseppe Pan, assessore della Lega in Regione. Grazie buonasera, assessore, a lei. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a tutti. Buonasera. Allora, questo è veramente un casus belli, proprio parte dal Veneto questa rivolta capeggiata da Elena Donazzan, che in sostanza chiede che ci sia un cambio di rotta, insomma, che Berlusconi non domini più il partito. La Donazzan si è sentita anche tradita a Vicenza, dove si era fatto il suo nome per una candidatura a sindaco che poi è saltata, è stato candidato Fabio Mantovani, l'avvocato, che è il candidato di tutto il centrodestra. Allora, Sergio Berlato, con la Donazzan spesso avete dei conflitti su varie materie, però come adesso obiettivamente, cioè la Donazzan dice qui si sta andando avanti dopo risultati molto deludenti, come se nulla fosse accaduto, no? Invece bisogna a questo punto riflettere e cambiare. Guarda, le notizie che io sono diverse, cioè della serie che la questione di questa, diciamo così, insurrezione contro Berlusconi parte dalla Lombardia, o meglio prima ancora dalla Liguria, con Giovanni Totti, che
ha più volte manifestato insofferenza sulle modalità di gestione del partito, troppo verticistico, poi anche altri in giro per l'Italia hanno manifestato questa insofferenza e poi mi risulta che anche Donazzan abbia cercato un po' di visibilità con questo tipo di operazione. L'accostamento che vedevo tra Berlusconi, Salvini, Meloni e Donazzan mi sembra un po' azzardato, diciamo così, però fermo restando che con questo tipo di visibilità mi rendo conto che c'è un malessere diffuso all'interno di Forza Italia, anche alla luce dei risultati deludenti che hanno registrato quelli di Forza Italia alle ultime elezioni politiche, ma non è stato tanto migliore il risultato delle regionali. Voglio ricordare che le regionali hanno raggiunto una percentuale alquanto deludente rispetto al 30% che avevano un tempo. È evidente che adesso questo malessere si sta ovviamente intensificando, però è scontato quello che sarà l'esito di questo confronto, perché in Forza Italia comanda Berlusconi, in Veneto l'uomo di Berlusconi si chiama Ghedini, tutto il resto e viene dopo, per dire, no? Questo è questo tipo di operazione che si vorrebbe fare con la fusione tra Lega e Forza Italia. Uno, non lo vuole la Lega. Due, abbiamo già avuto un'esperienza con il Popolo d'Italia quando a freddo i leader dei partiti Forza Italia allora e Alleanza Nazionale decidero di fare la fusione a freddo con un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Credo che la fusione tra Lega e Forza Italia non porterebbe a nessun tipo di risultato migliore. Del resto già abbiamo alcune posizioni come Simone Furlan e altri che sono strettamente vicini a Berlusconi, che hanno già detto non se ne parla. Del resto, se a qualcuno non sta bene Forza Italia, prego si accomodi, questa è la risposta che viene data. Del resto io capisco anche la delusione magari di persone come Donazzan, che hanno iniziato la loro carriera politica cantando Faccetta Nera e si ritrovano a finire la carriera politica cantando Meno male che Silvio c'è. Cioè, io capisco questo tipo lo stato d'animo, per dire, però insomma adesso qualcuno fa la resa dei conti all'interno di Forza Italia, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma credo che finché c'è Berlusconi le regole sono queste, quindi no? Non si è mai fatto in Forza Italia un congresso, si è fatto con il Popolo della Libertà, ma poi non appena sono stati fatti i congressi del Popolo della Libertà ci siamo trovati a constatare che hanno sciolto il Popolo della Libertà, perché la democrazia ha una diciamo così, declinazione in Forza Italia che non trova riscontro in altri partiti. Questo è quello che succede. E quindi è evidente che la Lega sta lanciando un'OPA su Forza Italia, o su ciò che rimane di Forza Italia, questo è evidente. Infatti uno dei pericoli che corre veramente Forza Italia è che si torni presto a votare, perché è evidente che i 5 Stelle stanno tentando di fagocitare il PD o ciò che ne rimane, e la Lega sta tentando di fagocitare ciò che rimane di Forza Italia. Del resto anche le ultime, e qui chiudo, anche le ultime elezioni politiche abbiamo visto la Lega che sostanzialmente è andata a mangiare in casa di tutti i partiti, perché ha mangiato consensi a Forza Italia, li ha mangiati in parte 5 Stelle, sto parlando del Veneto, li ha mangiati anche a PD, ma non ha mangiato in casa di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo triplicato i voti, quindi questa OPA lanciata dalla Lega non riguarda Fratelli d'Italia. Noi continuiamo a essere alleati leali, non fedeli, perché fedeli sono i cani, noi non siamo cani al servizio di nessuno, ma Fratelli d'Italia continua con la propria lealtà a dimostrare ogni giorno anche in regione la nostra determinazione nel voler continuare ad amministrare in maniera adeguata per dare risposte alle imprese e ai cittadini del Veneto. Allora, parlando da Donazzan, citavo non a caso Vicenza, dove c'è stato davvero un gran polverone per la scelta del candidato sindaco proprio all'interno del centrodestra. È stato scelto poi Fabio Mantovani, è stato confermato, ma ci sono rumors che danno ancora per non ancora conclusa questa vicenda. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza, prendiamo da Graziano Azzalini.
Sabba Politico. Il centrodestra, dai vertici strillati, è passato alle riunioni silenziose. Ieri sera i membri di Forza Italia si sono incontrati senza tanti clamori. Pare che sia girata una lettera in cui la base del partito avrebbe criticato il metodo con cui è stato scelto il candidato sindaco di Vicenza, calato dall'alto e non condiviso. Poi tutti a casa con un nulla di fatto. Insomma, continua quello che è diventato un esasperante, stucchevole tira e molla su Fabio Mantovani. Al suo posto girano diversi nomi, uno in particolare, Claudio Cegalin, che se si candidasse dovrebbe dare le dimissioni da direttore di Videomedia, la società titolare di TV a Vicenza. Per ora sono solo indiscrezioni, vedremo nei prossimi giorni se fondate oppure no. Certo è che sembra inverno. Il centrosinistra era alle prese con la scelta del candidato nelle primarie di dicembre e la stessa Forza Italia aveva puntato su Mantovani a gennaio. Ma ormai è primavera, mancano meno di due mesi alle elezioni ed è già finita la campagna elettorale. Solo Mantovani è rimasto congelato nell'inverno di Forza Italia, senza sapere se sarà confermato e soprattutto con quale organizzazione e con che risorse economiche arriverà alle urne. Chi vorrebbe essere al suo posto? Chi lo rimpiazzerebbe così in ritardo? E con un partito che ha dimostrato di non avere le idee chiare? Se poi Mantovani fosse davvero accantonato, Forza Italia apparirebbe come partito che non ha avuto scrupoli a scomodare una brava persona, un professionista stimato, per poi abbandonarlo a 60 giorni dalle elezioni, dopo che ha dato le dimissioni da presidente degli avvocati e dopo che ha già cominciato il confronto con i candidati degli altri partiti. Insomma, ci vuole rispetto e sicuramente Forza Italia non potrà e non vorrà mancare nei confronti di Mantovani. Sarebbe un peccato che gli elettori non perdonerebbero né a chi si presenterà al suo posto né tantomeno al partito. La Lega intanto tace, non tocca al Carroccio proporre il candidato su Vicenza, né porre alcuna condizione, si limiterà ad appoggiare. La base vicentina della Lega però starebbe spingendo con Forza Italia per una via d'uscita onorevole, in nome dell'unione della coalizione, perché si appoggi Francesco Rucco, l'alfiere delle liste civiche, che ha già il sostegno di Fratelli d'Italia. Ma su Francesco Rucco, Forza Italia ha posto il veto. Guarda caso, il sistema che a livello nazionale sta usando il Movimento 5 Stelle nei confronti di Berlusconi. E guarda caso i forzisti sostengono che non è con i veti che si costruisce e ci si confronta. Hanno ragione, ma adesso rischiano di cadere in contraddizione per la serie. Chi di veto ferisce, di veto perisce. Grazie Carlo Alberto. Ingleri, tra l'altro Francesco Rucco e Otello Dalla Rosa saranno qui dopodomani. Sì, dopodomani saranno qui in studio a Focus e quindi ci sarà un confronto. Fabio Mantovani verrà il 20 aprile, sarà qui a Focus il 20 aprile. Allora, grazie Mazzalini. Intanto vedevo anche dai nostri telegiornali, rivedevo le immagini della Puppato e della Filippin che dicono più o meno le stesse cose che ha detto la Donazzanna rispetto ai vertici del partito, no? E difendono il ruolo delle donne soprattutto, dicono che le donne sono penalizzate. Ci sono problemi analoghi, diciamo, tra la base e il vertice, insomma tra le istituzioni locali e il vertice del partito. Problemi analoghi, adesso sì. Io la questione la vedo un po', può anche essere, voglio dire che alcuni problemi siano catalogabili, insomma da un certo punto di vista molto simili, però questo ha a che fare con il risultato elettorale complessivo che è uscito, dove si va verso un nuovo bipolarismo di fatto, insomma, in questo paese, e quindi è evidente che quello che sta succedendo in Forza Italia e nel Partito Democratico dall'altra parte è in qualche modo, insomma, è la conseguenza di questo terremoto politico. Ora sappiamo però anche che i processi durano molto meno rispetto a un tempo anche sul piano politico, per cui adesso chi sta godendo sull'onda di certi risultati e di certi consensi elettorali non è detto che da qui a qualche mese, perché poi i tempi si sono ravvicinati, però le cose cambiano se si riempiono dei vuoti, se si hanno delle idee, se si fanno delle proposte. Quindi da questo punto di vista vedo un po' di debolezza sia da una parte che dall'altra, anche per quel che ovviamente ci riguarda. Io non sono del tutto d'accordo con quello che ha detto il collega Berlato, nel senso che per alcune cose l'analisi è condivisibile, insomma l'intreccio che ha fatto è vero, insomma questo movimento che parte un po' dalle regioni che ha scosso, però io parto da una considerazione per schematizzare. Forza Italia è un partito personale per antonomasia, è evidente che chi entra in Forza Italia e lo rappresenta o è d'accordo col capo
oppure non ci entra. Scoprire dopo che Forza Italia ha un assetto iperverticistico e che Berlusconi è vecchio, beh, ma mica, voglio dire, occorreva attenderlo oggi. Penso che si intreccino varie questioni in quella che è la presa di posizione della Donazzano. Questioni che sì, oggettivamente sono vere, insomma, noi ruoli di Forza Italia, le percentuali che ha preso, quello che si presume prenderà anche in Friuli, insomma, da qui a breve, dove sembra che la Lega, insomma, cioè, i sondaggi superi anche il dato Veneto, voglio dire, quindi è evidente che c'è una forte preoccupazione via, ma penso anche che ci sia un cercare di mettere le mani avanti, come si suol dire, no? Tant'è che in Veneto, voglio dire, ci si appresta a fare, no, come non bastasse il consenso elettorale, anche una legge elettorale che aumenta e farebbe in maniera che la Lega da sola avrebbe la maggioranza assoluta nelle istituzioni. Quindi voglio dire che questi assorbino solo Forza Italia e lasciano esente Fratelli d'Italia non è affatto vero, perché se passasse quella proposta, il collega Berlato la sa bene, la proposta che fa la Lega, anche Fratelli d'Italia sarebbero una forza marginale senza più nessuna voce in capitolo all'interno di quella maggioranza in cui solo decide Zaia. Della e la legge regionale proposta, certo, inizierà domani, inizierà domani in consiglio l'iter questa nuova proposta, che non è uguale in Italia, perché si dà un premio di 20 punti per garantire la governabilità, che è una presa in giro, perché in Veneto si può dir di tutto, ma che ci sia un problema di governabilità sfido chiunque a dimostrarmelo. Tant'è che c'è stata per spiegare questa proposta di legge, c'è stata la disarmante affermazione del presidente della prima commissione Finozzi, primo firmatario della proposta, che ha detto: ma la legge, questo premio di maggioranza, è per governare in santa pace, così gli assessori possono andare tranquillamente a Roma, eccetera. Un concetto veramente singolare per dimostrare, cioè per volere una maggioranza che non ha uguali. E quindi questo come la spieghiamo? Io lo chiedo prima, noi ci batteremo, ma la chiedo anche a quel che rimane di Forza Italia, ma a quello che potrebbe essere anche di Fratelli d'Italia, che sono i principali alleati fedeli. Allora, aspettano di essere neutralizzati, leali, perché con questa legge... Non fedeli, leali. Beh, insomma, leali, o vi fate sentire, se no... Beh, tutto si può dire, tranne che io non mi faccia sentire, collega Zanin, insomma, come tu potrai constatare. La politica ogni giorno ti riserva delle sorprese, può darsi che anche tu... Insomma, in qualche modo perdi un po' la voce in questi giorni, vedremo, insomma, se non sarà mai così. Capitato. Mi pare che l'afasia non sia una tua caratteristica, no. Però insomma, ecco, spero che tu mantenga la tua forte determinazione politica, non solo in termini di tono, diciamo così, dialettico. Allora, poi ci torniamo ovviamente, ma abbiamo collegato adesso, parleremo anche con l'assessore Panda sulla questione della legge elettorale adesso, ma sentiamo in diretta, e la ringrazio, l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro, Elena Donazzano. Buonasera assessore. Buonasera direttore, a tutti i telespettatori. Allora, siamo partiti con la cavalcata delle Valchirie, non so se ha visto la sigla, no? Ma ero ancora per strada e non sono riuscita ad arrivare a guardare l'inizio della vostra trasmissione. Comunque, insomma, la sigla dava conto, insomma, di questa rivolta in atto che lei in qualche modo guida dal Veneto, poi giustamente si diceva prima c'è anche Toti in Liguria, il governatore, che è tra gli arrabbiati, poi domani sera c'è questa cena a Milano con altri ribelli, soprattutto oggi sul Corriere le è stato, tra le cose che le sono state chieste, c'è quello, ma non ha paura con questa ribellione che venga espulsa, venga mandata via dal partito. Ma a parte questo, che cosa succederà domani sera e quali sono gli obiettivi? Perché noi abbiamo titolato Donazzano contro Berlusconi, serve Lega Italia, no? Si va verso, voi volete il partito unico in sostanza. Ma se posso correggere il titolo, se l'avessi visto l'avrei detto immediatamente. Primo, né contro Berlusconi, che ha fatto l'impossibile in questa campagna elettorale. Io credo che i voti di Forza Italia, che comunque a livello nazionale è a due punti dalla Lega, ma il problema non è tanto una prova muscolare tra Forza Italia e la Lega. I voti che Forza Italia è riuscita a raccogliere li deve principalmente a Silvio Berlusconi.
e quindi non è certamente una critica a lui, ma da solo quello che diciamo noi domani sera, siamo alcuni consiglieri regionali in particolare, che per il rapporto con il territorio, per il fatto che poi vengono a noi a chiedere i terminali del territorio, chi fa politica nei comuni, chi è un innamorato della politica semplicemente senza avere nulla in cambio, chiede poi a noi, più prossimi, più vicini, conto di quel che accade, ci si chiede, ma se stiamo perdendo dei voti, un minimo di analisi si potrà fare? Cos'è che crea tanto disagio da non poter confrontarsi? Ogni campagna elettorale deve avere poi un'analisi a posteriori delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate bene. Dicevo, su Berlusconi si è puntato tutto ed è stato chiesto al Presidente uno sforzo straordinario, ma non è più solo sufficiente questo, perché Berlusconi può avere ancora un grande potenziale ed essere riconosciuto come leader di Forza Italia indiscutibilmente, ma accanto deve esserci il territorio e la valorizzazione di questo territorio. Io guardo con favore il Partito Unico perché direttore, a mio parere, il 4 di marzo è nata la Terza Repubblica. Chi non se ne rende conto, secondo me, fa un errore di valutazione per due ragioni. Il primo è che c'è una grande richiesta di cambiamento interpretata dalla 5 Stelle in una parte della nostra nazione, ma anche qui non voglio dimenticare che il 25% degli elettori veneti, 1 su 4, ha preferito il Movimento 5 Stelle. Dall'altra, una forte capacità attrattiva a livello nazionale, non solo più del nord, di Lega. Ecco, il tema del cambiamento e il secondo paradigma mutato radicalmente è quello che l'Italia oggi ha due realtà italiane, una è l'Italia del Sud, una è l'Italia del Nord. Guardi, a prescindere dai partiti, perché forse questa cosa qualche anno fa la Lega l'avrebbe voluta guidare, magari favorire, ma non è un partito politico che guida questi meccanismi. C'è una società che è cambiata, ha cambiato i bisogni. E oggi, per provare a tenere insieme questa nazione che ha bisogno di unità e di forza, soprattutto nel quadro internazionale ed europeo, c'è bisogno di risposte. Più federalismo oggi è necessario. Senta, una, diciamo, un'interpretazione un po' maligna potrebbe essere quella, ma siccome Forza Italia si sta sgretolando, insomma, chi vuole un partito unico in sostanza vuole in qualche modo sdoganarsi e passare sul carro del vincitore, cioè può essere è una interpretazione cattiva o c'è, però c'è dovremmo passare tutti col 5 Stelle, direttore, perché qui l'unico partito che ha superato delle percentuali di tutto rispetto, l'unico partito è il 5 Stelle, non è questo il tema. Dicevo, tra Forza Italia e Lega lo scarto oggi percentuale è quel 2%, ma c'è una cosa che non possiamo dimenticare. C'è un tema che io ritengo vada valutato. Gli elettori di centrodestra sono già uniti, sono già oltre i partiti, sono oltre i protagonismi dei singoli, sono molto feroci nel condannare il centrodestra quando si divide, quando baruffa, quando non si capisce che cosa stia facendo né dicendo, perché in fondo l'elettorato del centrodestra è una cosa che non accetta che il centrodestra politico sia diviso. Senta, lei ha detto che ha ricevuto tantissime telefonate di chi voleva partecipare un po' a questa sommossa. Ha avuto anche, diciamo, delle reazioni negative, cioè è stato rimproverato da una parte di Forza Italia questa iniziativa o no, diciamo, oppure se qualcuno mi sta chiedendo se qualcuno ha preso mano al telefono per dirmi guarda la pensa in maniera diversa da te? Sì, no, diciamo. No. L'unica telefonata che un paio di telefonate con colleghi, Pier Giorgio Cortellazzo, che mi ha detto io invece penso che il partito unico non sia Simone Furlan uguale, ma per dire anche di Bendinelli, io vorrei un confronto poi. Ecco, però lei saprà che oggi Paroli ha detto l'unico partito unico è Forza Italia, come dire, non se ne parla di pensare ad un partito, a una Lega Italia, ecco, no? Così ha detto Paroli in maniera, e questo credo fosse diretto a chi appunto propone un cambiamento, come avete fatto voi. Ma questo è il pensiero del coordinatore regionale Paroli, credo che da qui a quel che sarà il futuro, ma i partiti sono cambiati tante volte nella storia, anche recente,
sono cambiati i modelli, io credo che oggi l'Italia abbia cambiato passo, poi i partiti possono rendersene conto o meno, non è un problema questo, credo che la società italiana sia già in trasformazione e chieda cose molto precise. Poi un partito ricettivo capisce, è in sintonia col proprio elettorato, c'è un altro partito che magari, ed è normale nei partiti, no, essere molto conservativi, e beh, allora farà i conti con magari un'ulteriore perdita di consenso. Grazie molto Assessore, tra l'altro questo ci dà uno spunto, questa vicenda, per capire in generale il dissenso è tollerato, al di là di quello che si è detto, 5 Stelle, le espulsioni, i disobbedienti, però negli altri partiti chi dissente può in qualche modo sopravvivere o viene fatto fuori, ne parleremo. E grazie ancora, a presto Assessore, grazie. Grazie a voi e arrivederci direttore. Arrivederci, grazie. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli. Prima di sentire gli altri ospiti, Berlato, cosa ne pensa del servizio di Vicenza, quanto diceva Inghilleri prima, ha sentito? Il problema di Vicenza, innanzitutto, adesso ho sentito Donna Zan dire che anche Furlan è d'accordo con la sua posizione, questo è un comunicato di Furlan che fa parte dell'esecutivo di Forza Italia e che dice di oggi no partito unico con Lega, ma è tempo di fare chiarezza interna. Questo è quello, il comunicato, e ANS è qua per dire no, quindi l'assessore dà delle interpretazioni soggettive che poi vengono smentite dei fatti, non è la prima volta. Per quanto riguarda la questione legata a Vicenza, io l'ho detto da subito. Allora, noi abbiamo una coalizione di centrodestra che è composta da 4 partiti, quindi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Noi abbiamo letto sui giornali come Fratelli d'Italia, io sono il coordinatore regionale del partito, sono nell'esecutivo nazionale, sono il coordinatore regionale del partito qui in Veneto, io ho letto sui giornali degli accordi che sono stati fatti su Vicenza e su Treviso tra due partiti della coalizione di centrodestra, cioè tra i dirigenti, o meglio, di Forza Italia e i dirigenti della Lega. L'ho letto sui giornali. Gli stessi militanti dirigenti locali di Forza Italia e della Lega, i vicentini, hanno scoperto di questa candidatura a Vicenza leggendo anche loro sui giornali, così mi hanno riferito. E allora noi diciamo, bene, se due partiti della coalizione ritengono di presentare un loro candidato, noi ne prendiamo atto, ma quello non è il candidato del centrodestra. Ci sono 47 comuni chiamati al voto in Veneto, io ho chiesto e ottenuto che si facesse un tavolo tra tutti i partiti di centrodestra, che il primo si è tenuto il 23 di marzo, poi il secondo il 30 di marzo, dove abbiamo cominciato a ragionare sui metodi per l'individuazione di candidati che siano candidati della coalizione di centrodestra, cosa che non è avvenuta né a Treviso né a Vicenza. Io ho tentato a Treviso di far capire che a Treviso, senza Gentilini e senza le liste civiche che stanno attorno a Gentilini, il centrodestra non vince. Ho lavorato fino in ultima come coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per portare Gentilini e tutta la sua squadra dentro il centrodestra. Ci sono riuscito e questo lo rivendico con forza. Sto tentando di fare la stessa identica cosa a Vicenza per fare in modo che il centrodestra unito con un candidato condiviso possa affrontare la competizione con ottime speranze. Secondo lei Francesco Rucco avrebbe più possibilità di Mantovani, tanto per citare uno dei protagonisti, insomma, di questa campagna? Allora, prima ancora di parlare delle persone, io nella riunione che abbiamo fatto con gli amici dei 4 partiti del centrodestra ho proposto un identikit, cioè qual è il candidato ideale? Uno deve essere uno di Vicenza, perché i vicentini votano uno di Vicenza. Non votano uno di Tiene, come è successo, abbiamo già avuto l'esperienza del 2008 quando si è voluto imporre una candidatura di una di Tiene che poi ha perso le elezioni, e neppure né una di Pove né una di Bassano o altre parti, cioè dobbiamo fare in modo da puntare su un vicentino. Perché un vicentino? Perché un vicentino che vive tutti i giorni le problematiche della città di Vicenza sa ascoltare le esigenze della gente, dei vicentini, e quindi dare risposte concrete. Deve essere questo. Poi deve essere qualcuno che non sia eccessivamente
diciamo così, marcato per quanto riguarda le sue provenienze, fare in modo che quindi sia una persona che riesca a catalizzare non solo la sommatoria dei voti dei partiti di centrodestra, ma che riesca ad avere un valore aggiunto che vada a sommarsi alla sommatoria, scusate il termine di parole, vada ad aggiungersi alla sommatoria, questo ci dà la possibilità di vincere. Rucco, dal nostro punto di vista, è tra le candidature che sono state avanzate la candidatura che più di ogni altra corrisponde a questo identikit. Questa è la posizione che abbiamo assunto noi, ci auguriamo che l'intero centrodestra converga su questa candidatura, perché secondo noi questo è il modo migliore per riuscire ad affrontare la competizione con ottime speranze di vittoria. Allora, tanti sms, andiamo adesso a Treviso prima di andare dall'assessore della Lega Giuseppe Pan, vediamo cosa succede, il commento di Zampese alla lista Gentilini-Zaia, Zampese ovviamente della Lega. Superlista Zaia Gentilini, oggetto del desiderio dei candidati che correranno il prossimo 10 giugno per Mario Conte. Il traino, dovuto al successo personale del governatore, l'exploit del rientro dello sceriffo, ne fanno una meta ambita, tutti ci vogliono entrare, in pochi ne parlano, troppo fragili gli equilibri da rispettare, e poi l'ultima parola spetterà lo stesso Zaia. La lista di formazione, poi chiaramente deciderà il governatore con Gentilini, con altri rappresentanti della Lega, e quindi ci sarà spazio ovviamente per persone che abbiano un curriculum adeguato. Sandro Zampese, gentiliniano a lungo tirato per la giacchetta dei leghisti fino all'accordo benedetto dal governatore, parla per la prima volta dopo la pace fatta e non nasconde la sua soddisfazione. Sono felice perché alla fine prevale sul buon senso, questa lista, che avrà anche una forte componente civica, sarà un valore aggiunto all'interno dell'intera coalizione centrodestra che si è riunita e che quindi oramai penso che abbia un elemento in più per battere Manildo. Zampese, Giuseppe Basso, ma Gentilini nella superlista potrebbe ottenere di far entrare anche Enrico Renosto e Vittorio Zanini. Non nella lista dei quartieri, ma nella Zaia Gentilini anche Mirko Visentini e Toni Dotto e un altro leghista storico vicino al governatore, l'ex presidente del consiglio provinciale Fulvio Pettenà. Dovremmo lavorare duro, l'errore più grande sarebbe sottovalutare l'avversario. Ricordiamoci che Manildo è il sindaco uscente, quindi va rispettato e quindi va combattuto con intelligenza, con coraggio, con la passione, con l'energia e con le proposte che noi e che la Lega ha da sempre e che oggi metterà in campo più prima. Servizio di Lina Paronetto. Allora, assessore, la questione della legge elettorale proposta da Zaia, definita da Ruzzante lo Zaiatello, ne abbiamo parlato ieri, diceva Zalin, ma insomma hanno già la maggioranza, questo vuol dire proprio volere comandare a tutti i costi e non avere il minimo problema pur avendo già la maggioranza. Lei cosa ne pensa? Beh, qui ci sono due esponenti del Consiglio regionale e quindi poi la discussione sarà in Consiglio regionale. Beh, la proposta è una proposta che non stravolge di molto quello che è l'attuale comunque legge elettorale, perché alla fine si parla di tre seggi in più alla maggioranza, considerando il fatto che il premio viene dato se si supera il 45% e quindi un 65% degli scranni, chiamiamolo così, va alla maggioranza, che quindi si passerebbe praticamente da 30 a consiglieri di maggioranza che ci sono oggi a 33, quindi sinceramente non c'è un stravolgimento, anzi c'è un rafforzamento della maggioranza, vedendo anche quello che succede comunque anche adesso per formare un governo anche in Italia, dove se la legge elettorale non dà un premio di maggioranza ben definito, ha delle percentuali ben definite che sappiamo, poi è difficile addirittura comporre un governo. Noi penso che invece questa legge sia una legge buona, che dia comunque a chi arriverà a governare il Veneto una tranquillità di percorso per i 5 anni. È chiaro che poi resta il fatto comunque che il nostro Presidente può candidarsi anche nel 2020 per il discorso del secondo mandato, terzo sarebbe, ma che scatta nel 2015, quindi Presidente Zaia, sarà lui, e penso proprio di sì, e penso, mi auspico per i veneti che sia il nostro candidato nel 2020, potrà contare su una maggioranza ben coesa, ben forte, per portare avanti tutte le riforme che comunque abbiamo anche messo in campo in questa legislatura, ricordo da quella della sanità, quella comunque dell'autonomia, che tante
questioni che sono emerse, la semplificazione che è stata votata proprio ieri, e altre leggi importanti che se non si ha una maggioranza ben coesa non potrebbero essere portate avanti. Forse questa legislatura che sta lavorando in maniera più importante per quanto riguarda appunto le leggi che vengono prodotte. Chiaro che poi restano gli assessori, io sono un assessore esterno, sono stato anche penalizzato personalmente dalla passata legge elettorale, che è quella poi sui residui che dovrebbero arrivare e partendo comunque dai partiti naturalmente più meno rappresentativi. Devo ricordare che comunque esempio alcune province si è trovato in alcuni collegi che comunque sono arrivate dei senza nulla togliere comunque delle persone che magari rappresentano delle minoranze, non parlo per i presenti, ma che comunque magari hanno avuto ben poche preferenze dovute appunto alla questione dei residui che rimangono, che vengono conteggiati con un sistema totalmente partendo dai partiti più piccoli. Io penso che invece chi vince le elezioni, il partito di maggioranza che vince le elezioni, la coalizione che vince le elezioni, deve esprimere il maggior numero dei consiglieri, questo è il mio parere personale. È chiaro che poi ci saranno dei mal di pancia da una parte o dall'altra, ma poi questo si vedrà in consiglio. Tra l'altro io penso anche che comunque, ritornando un po' alle questioni di prima, Lega, Forza Italia e altre questioni che abbiamo parlato stasera, io penso che la Lega, noi siamo un movimento che si è rinnovato diverse volte partendo comunque dalle segreterie, dopo Bossi è stato Maroni, poi Salvini, noi abbiamo dei congressi periodici ogni 3 anni, sia per quanto riguarda il congresso federale, sia quelli nazionali che sono quelli delle regioni, sia per quanto riguarda la circoscrizione delle segreterie. E quindi se si fa vedere anche gli eletti della Lega al Parlamento, lei trova dal più giovane al più anziano, ma pochissimi quelli che erano prima, quindi c'è stato un cambiamento molto radicale. Forse quello che manca un po' sia Forza Italia a qualche altra parte, dove non si fanno i congressi, dove nei congressi si discutono maggioranze, minoranze e anche le critiche, poi nei congressi tutti possono dire le loro cose, nelle nostre riunioni non è che si finisca sempre tra la luce e il vino, quindi si fanno quello che c'è da dire, però alla fine si trova una quadra e si va a una votazione, e chi è militante, e lo sanno benissimo chi milita nella Lega, i militanti votano i candidati partendo dalla base fino ad arrivare poi ai vertici, quindi sicuramente una democrazia dal basso che magari manca molto in certe altre parti. Allora, tanti sms, come la situazione degli italiani che per una volta potevano votare tutti uniti, un movimento, invece di dividersi come sempre. C'è una grossa frana, segnalo questa situazione, in Val Brenta, che ha già chiuso una parte dell'alveo del fiume Brenta, e ci sono 200.000 tonnellate di rocce che potrebbero franare, ci sono le strade chiuse, una situazione di grande allarme, si sta monitorando tutta la zona, per ora la seconda frana non ha dato segnali di movimento serio, ma insomma si sta seguendo questa situazione e ovviamente vi aggiorneremo nel caso dovessero esserci delle novità. Allora, senatrice Patrizia Bisinella, è stata in Senato nell'ultima legislatura, come vede la questione del dissenso, no? Il dissenso interno ai partiti, si può legittimamente così obiettare, non so, a lei ecco, nella sua esperienza personale è capitato appunto di protestare? Non so, forse l'esempio adatto, perché io vengo dall'esperienza della Lega è un'esperienza che non si è conclusa, ahimè, e non per volontà nostra, in maniera positiva, perché mentre ai tempi di Bossi, di Umberto Bossi, il dissenso interno, pur essendo Bossi stato un segretario diciamo anche molto duro in certi momenti, molto deciso, dettava una linea, chi la contestava diciamo non finiva mai troppo bene, le discussioni erano abbastanza forti, però ammetteva anche che dopo un confronto si tentasse poi di rimanere tutti anche abbastanza in squadra, abbastanza allineati, e comunque anche se con toni magari a volte decisi non era mai contento
di cacciar via persone, non era mai contento di vedere spaccature, trovava sempre il modo di comporre. Io ricordo che quando nacque la Liga Veneta, perché a onore della verità è nata prima la Liga Veneta della Lega Nord, poi di Bossi, la volontà di Bossi fu quella di unire Lega Lombarda, Liga Veneta e ad altre formazioni che in quegli anni si stavano diciamo manifestando sulla l'onda dell'indipendentismo e delle esigenze, diciamo, quelle che poi sono ancora attuali, portare avanti i temi della questione settentrionale, mai purtroppo risolta al nostro paese, però cercava sempre di trovare delle composizioni. Questa stessa cosa, questa stessa linea è stata fatta anche poi dal Maroni. Io per esempio entro in Parlamento nel 2013 quando segretario della Lega era Roberto Maroni e segretario regionale, nazionale, perché è insomma mastica, cioè quello della regione Veneto era Flavio Tosi, con un programma della Lega che parlava di federalismo, federalismo fiscale. Mi è fatto piacere sentire la Donazzan ricordare questa parola che a parte noi non è più stata usata purtroppo, ahimè, da nessuno, sulla quale spero potremo poi ritornare a parlare, perché certo, ritengo che sia un tema veramente ancora molto attuale, tanto più oggi in cui c'è un'Italia spaccata in due tra un Sud che ha votato in massa Movimento 5 Stelle, anche da noi, ma soprattutto nel centro-sud, e una parte che ha una forte esigenza e rivendica molto i temi ancora fiscali e di attenzione soprattutto al mondo delle imprese, al mondo dell'economia e del lavoro, che è quello del centro-nord. Ma detto questo, in Lega le contestazioni una volta erano vissute molto più in maniera democratica che non con l'attuale segretario Salvini, il quale, ma lo sanno bene ormai tutti, non ammette molto le contestazioni interne. Quindi perché, siamo lo strappo di peso, perché, guardi, di peso da quelli. È successo a Flavio Tosi, che ha osato contestare, diciamo, una linea politica che era quella della posizione nell'Europa, la posizione dell'euro. Guarda caso che Salvini stesso ha dovuto poi un po' modificare strada facendo, perché se vuole proporsi anche come premier dell'Italia, per forza di cose deve tener conto di quella che è la situazione attuale e del rapportarsi con gli altri stati membri dell'Unione Europea, tanto più per il debito pubblico che l'Italia ha, e quindi non si può prescindere da una situazione, da un realismo rispetto a quella che è la situazione attuale. Certamente anche noi sostenevamo la necessità di un'Europa diversa, di rivedere i trattati eccetera, ma era una posizione molto diversa. Flavio Tosi viene espulso per una contestazione di linea politica. La stessa cosa per esempio è successa in Lombardia a molti altri. Io ricordo l'assessore Gianni Fava, bravissimo assessore della materia agricola, come assessore PAM, collega suo, e sa essere persona molto brava, che ha sempre avuto un grande consenso personale, era stato già parlamentare, aveva avuto incarichi locali, diventa assessore regionale, si è candidato, espressione della minoranza interna della Lega, contro Salvini l'anno scorso, mica tanto, tanto tempo fa, espressione della minoranza della Lega, è stato fatto fuori dalla regione, è stato fatto fuori dal Parlamento, e voci dell'altro giorno riportate dai giornali hanno chiesto la sua espulsione. Quindi lo stesso Roberto Maroni, voglio dire, mi pare che abbia una qualche difficoltà a relazionarsi con Matteo Quindi Salvini. Lei è comprensiva allora, nei rispetto a Donazzan. Io, insomma, stiamo a vedere cosa succede. Perché è stata una sua scelta personale, e l'amico Gianni diciamo che, è stato espulso, diciamo che, ancora adesso. Ma insomma, è in fase, lui stesso lo ha dichiarato, e anche ci sono proprio sui giornali le dichiarazioni dei segretari provinciali salviniani nei confronti suoi. Ma detto questo, vedremo come finirà. La stessa scelta di Maroni, che è uomo di partito e persona che ha un grande senso anche delle istituzioni, non è certamente quello, così come era il nostro, di danneggiare il proprio movimento. Ha fatto una scelta anche personale, ma anche dovuta a quella che forse è una linea politica che magari non condivide più pienamente. Ma detto questo, poi vedremo dove andrà a parare la situazione. Io sono sempre stata, come dire, molto sensibile a quelle che sono le dinamiche interne ai partiti. Mi sono sempre definita un soldatino quando ero in Lega, e adesso cerco di farlo dentro il mio nuovo movimento, cioè di rispettare la gerarchia, di rispettare i ruoli e di adempiere al proprio dovere. Però un conto è permettere anche un dissenso. Io da parlamentare della Lega nel 2014, nonostante io abbia, perché quella era l'accordo votato segretario federale Salvini, con il mio segretario federale, siccome è considerata tosiana, non potevo neanche parlare, non rispondeva al telefono un segretario, un proprio parlamentare, ma non solo con me, con tutti quelli veneti che erano
come dire, considerate di corretto. Questo, in generale, però, questo non è rispetto delle posizioni, non è rispetto neanche della persona, non è rispetto alla democrazia italiana. Cioè, finisco proprio in velocità col dire che condivido abbastanza il discorso di Elena Donazzà. Esatto, quello che volevo questo è forse l'argomento sapere, ecco, insomma, proprio no, la comprendo, insomma, la comprendo senso, e mi sento solo su una questione del Partito Unico. La comprendo dove dice che Forza Italia, così come in generale un po' tutti i partiti, anche il Partito Democratico, noi stessi, dobbiamo fare un'autoanalisi di questo voto e capire che bisogna davvero ritornare dal basso, ad avere un contatto vero con i territori, essere in collegamento col sentimento popolare. Di questo bisogna avere grande rispetto e grande attenzione. È vero che Forza Italia negli anni forse è il partito che ha fatto meno rinnovamento interno, è molto verticistico, però è anche vero che chi è parte di Forza Italia sa benissimo che è sempre stato così. Mi sento nel momento in cui parla di partito unico per un motivo. Io mi ricordo quando il centrodestra unito aveva vinto nel 2001, aveva fatto la legislatura del 2001-2006, no? Poi nel 2008 PDL. Pur con sfaccettature e sensibilità diverse, aveva potuto avere una maggioranza amplissima e solidissima e avrebbe potuto fare, purtroppo non le ha fatte, grandissime riforme in questo paese. È stata persa un'occasione storica, pur tenendo unite anime diverse. Perché anche nelle differenze c'è un accrescimento e si può dare più risposta a quelle che sono le esigenze della gente. La Donazzan poi ha ragione quando dice che non c'è molto rispetto dei territori. C'è un caso eclatante in Regione Lombardia, mi risulta esserci stata una candidata di Forza Italia, Silvia, non so, mi ricordo, esatto, Sardone, che ha preso record di preferenze su tutti, da sempre lavoratrice sul territorio. Non è stata fatta assessore, pare, perché non proprio in linea con i vertici lombardi di Forza Italia. Ecco, queste cose non vanno bene. D'altra parte, se non sono rispondenti del voto. Se si vota una legge come quella, no? È davvero un altro discorso. Su questo, rispetto a quanto dice l'assessore Pan, vedremo il dibattito che avverrà il Consiglio regionale, ma mi fa specie che chi a livello nazionale ha contrastato una legge che era stata voluta dal governo PD uscente, che prevedeva il premio di maggioranza raggiunto il 40%, che prevedeva il ballottaggio tra i due che arrivavano, diciamo, primi tra di loro per avere un vincitore certo e stabilità di governo, abbia in tutti i modi criticato quella legge, favorito il pasticcio eclatante che è questo Rosatellum in cui sono andate a votare, che ha creato ingovernabilità totale, e cerchi invece quel modello di riproporlo in regione. Allora c'è veramente una forte grande contraddizione. Sono curioso di capire il dibattito che avrà in consiglio regionale. Cioè, e poi vedremo, cioè, voglio dire, allora come dire, dico le cose a seconda di quello che nel momento mi fa più comodo, ma dovrebbe essere questo. Dire le cose e poi praticare su questo sono un po' scettica. Dopodiché io sono per il centrodestra unito. Molto ampio su questo. Io sono per il centrodestra unito e anch'io ritengo che il centrodestra, favore, quando si spacca, la gente non lo capisca. Sì. Però insomma, sostenere due cose completamente diverse, un anno di distanza, fa un po' specie. Allora, PD mai ammettere le proprie colpe, vero? Allora, sentiamo, scusi Barazza, sentiamo prima Carmine Bianco, perché noi da tempo chiediamo che i 5 Stelle vengano in studio. In genere i grossi calibri sono in una fase in cui preferiscono non partecipare ai talk, ma per fortuna ci sono esponenti del 5 Stelle che arrivano dai comuni, che arrivano dal territorio, come l'altra sera Francesca ha detto, stasera Carmine Bianco. Allora, Bianco, la domanda di tutti è: Di Maio sta continuando a tenere la barra dritta, insomma lui dice noi dobbiamo fare noi il governo, io devo fare il Presidente del Consiglio, che succederà secondo lei nelle prossime ore? Cioè, ci sarà un coup de théâtre? Che succederà? Coup de théâtre? Beh, questo soltanto... cioè, adesso c'è questo ritorno, ci sono telefonati, a volte sembra un po' una, ma ritorno, una fiction, ma io non direi né ritorno né fiction. L'abbiamo detto in campagna elettorale che qualora il Movimento 5 Stelle non avesse raggiunto il 40% avremmo parlato con tutti. Lo stiamo facendo col PD, lo stiamo facendo con Salvini, che pare non voglia abbandonare Silvio Berlusconi, quindi
non si tratta di fare un po' la telenovela, era una posizione già chiara dei 5 Stelle. Volevo un attimo però sulla questione di prima. Noi i 5 Stelle siamo stati sempre criticati sempre criticati per il nostro metodo candidare lucamente le persone. Noi li facciamo scegliere alla base. Quindi se questi sono i problemi degli altri partiti, che avete il problema del vertice che impone o cancella nelle liste i non affiliati, provate anche voi a fare questo esperimento, magari ne viene fuori una lista magari un po' più rispondente al territorio, perché altrimenti succede come è successo in Campania. In Campania è stato candidato l'autista di Cutolo. E in Sicilia è stato candidato un ragazzo genovesi, Forza Italia, perché il papà, prima PD, incandidabile, è stato candidato nelle file di Forza Italia. Ha preso 18.000 preferenze, un ragazzo di 21 anni, e dopo una settimana gli hanno sequestrato 100 milioni di euro perché pare, adesso c'ho i danni magistrali se la cosa è vera, avevano sottratto 100 milioni di euro che la Comunità Europea aveva dato per i giovani siciliani. Poi ci meravigliamo perché al sud non si è più votato Forza Italia, si è votato 5 Stelle. È logico, se si fanno questi errori clamorosi localmente, poi dopo non cerchiamo scuse banali o cerchiamo di sviare quello che sono i problemi. I problemi sono questi. Chi lavora sul territorio, e prima mi sembra che si diceva questo, deve essere premiato, nel senso che se ha lavorato bene è giusto che i residenti e i cittadini di quel territorio debbano poter votare quella persona, altrimenti faremo sempre il solito gioco che questo è antipatico. L'altra volta mi ricordo che lì era seduta una senatrice del PD uscente, che non è stata candidata, anzi è stata candidata come quarta. Era Laura Puppato, no? No, era deputato, quarta, perché aveva espresso il desiderio di votare a favore dell'autonomia veneta. No, non era candidata. L'hanno messa quarta, sì, lei era qua. Quarta, no? Era qua, così. No, non è stata candidata. Si è candidata la Puppato, la Rubinato non è stata candidata. Non è stata proprio candidata, quindi va bene, ricordavo male, però comunque... Lei aveva un po' velatamente detto che questa cosa a Renzi non gli aveva accettato, questa cosa. Senta, Bianco, però anche diciamo dal punto di vista della tolleranza dei dissidenti, voi siete stati sempre duri, diciamo molto duri su questo, no? Cioè il vertice, quando uno sbaglia o c'è un indagaccio, qualsiasi cosa. Ci sono due problemi, direttore, due problemi. Quando si promette ai cittadini di donare il proprio stipendio, così come hanno fatto la maggior parte dei nostri parlamentari, e scopriamo che 8 furbetti non l'hanno fatto, vanno fuori, perché questa è la linea che bisogna usare, perché altrimenti la moralità, la questione morale non la riporteremo più nei partiti, perché vedete gli sms che arrivano contro i politici, parlate, non fate mai niente, c'è questa avversità contro la classe politica, ma questa è una cosa trasversale. Se facciamo un po' tutti questo esercizio, probabilmente qualche cittadino si avvicina di più alla politica e comincia anche ad apprezzare quello che è il lavoro dei politici, che altrimenti siamo tutti uguali, tutti rubiamo, tutti non facciamo nulla o vogliamo la poltrona, e questa è una cosa che non deve passare. Allora, accordo Lega 5 Stelle, no reddito di cittadinanza, no flat tax, ma ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro. È su del PD, sì, è probabile. No, voglio dire, su reddito di cittadinanza, secondo me c'è stata un'apertura di Salvini, se ricordate bene, ha detto sì, che bisogna riguardi un sostegno al lavoro, insomma, non una cosa assistenziale, no? Ma infatti lo scopo era quello di accompagnare le persone a trovare un lavoro. Purtroppo in campagna elettorale si usano
trovano tutti i mezzi per far passare un provvedimento non per quello che è, insomma, ecco, lo si dipinge sempre più nero di quello che è. E penso che si possa parlare, perché 6 milioni di poveri, due settimane fa l'Istat ha certificato 6 milioni di poveri assoluti in Italia. Quindi o aspettiamo che questi diventino ricchi e gli applichiamo la flat tax, oppure dobbiamo fare qualcosa per loro. Allora, intanto c'erano i dati sul reddito di inclusione, no? Maria Rosa Barazza, 900.000 famiglie che hanno beneficiato di questa legge per sostenere i più indigenti. Lei, chiedo anche a lei, da donna, rispetto alla Donazan che si ribella, no? Cosa pensa? Cioè, una mossa tattica, è lo stato d'animo di chi è stato messo un po' ai margini, cosa, come la vedi? Il fatto che una donna, un uomo dica la propria, anche magari scontrandosi con quella che è la linea prevalente, me la trovo una cosa, se uno ha il coraggio delle proprie idee, la trovo di per sé una cosa positiva. Anche però, dignitosa, nel senso che se no sono tutti gli sempre va bene. Bisogna va però bene, capire, detto questo, in via generale, poi su quanto detto, cioè del partito unico, Lega Italia, tra l'altro bruttissimo nome, Lega Italia, è una cosa proprio che da non augurare all'Italia, nel senso che mi dà l'idea del legare, no? Lega Italia, mi suona così, ma al di là di questa battuta sul nome, io mi chiedo, stavo riflettendo quando sentivo gli altri interventi, con una legge elettorale proporzionale, stiamo pensando a un bipolarismo, mi sembra una contraddizione, cioè stiamo parlando, non ha funzionato il Popolo delle Libertà, non hanno funzionato le aggregazioni con un sistema maggioritario, come possiamo pensare che funzionino con un sistema proporzionale? Cioè, secondo me è questa l'analisi da fare, l'analisi politica, al di là di quelle che sono poi le aggregazioni o le dinamiche interne a centrodestra o dalle altre parti. Questo credo sia la secondo prima lei cosa si torna dire a votare, perché Salvini ha detto a Di Maio o ci mettiamo d'accordo oppure qui si torna a votare. Dovrebbero però, sappiamo, la legge elettorale che non sia una legge che entusiasma nessuno, era chiaro anche prima di votare. Che adesso si torni a votare con la stessa legge elettorale, mi sembra veramente, la gente che io incontro che per strada dice no, ma io sono non no, basta, ma quello è scontato che dovrebbe, bisognerebbe cambiare la legge elettorale, però, sennò bisognava non farla forse. Bisognava però cambiare, c'è tutto un discorso da fare sulle leggi elettorali, perché non è che nasca ieri il problema, nasce da lontano, e se quel referendum fosse passato, gli italiani hanno detto di no, però lì sicuramente c'era un sistema, o questo era prodromico ad un poi ma in Italia era in Costituzione, non c'è nulla col referendum, però io sto parlando di un sistema elettorale, questo di verità. Il Parlamento, sono state fatte varie proposte di leggi elettorali, e per un motivo o per un altro, anche molto migliori di questa, a nessuno degli altri partiti andava bene. Allora alla fine è venuto fuori questo, perché su questo i partiti maggiori hanno trovato un accordo, però era stato proposto il Mattarellum, non andava bene il Mattarellum, è stato proposto un sistema più maggioritario e meno proporzionale, non è andato bene neanche quello. Alla fine della fiera o si metteva mano alla legge elettorale o non si poteva uscire dall'impasse, non c'è un pasticcio. Ma ci sono stati 5 anni di tempo, comunque. È stato punito dal popolo. Sì, ma ci sono stati. Perché pensava di farci fuori, ha detto no, sto mando a casa tutti questo perché qua fate l'ingore, invece noi abbiamo ripreso sia come coalizione e loro hanno preso la percentuale che hanno preso fuori dal tempo parlare ancora di Renzi, della Boschi adesso, parliamo del governo, no? Adesso scusate, cosa vogliamo parlare di Renzi? Tanto non andiamo a votare, guarda, per onore di verità, perché adesso tutti parliamo mai di questa legge, ma per onore di verità va detto che
contro questa legge hanno votato solo Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Tutti gli altri hanno votato a favore, salvo adesso lamentarsi degli esiti applicativi di questa legge. Questa legge che è stata fatta apposta perché nessuno anche vincesse. Contro, se posso nessuno dire, vincesse con l'Italia. Perché nessuno vincesse, lo sapevano già allora, esatto. Hanno fatto apposta per guadagnare tempo. Ancora questa legge che impedisce ai cittadini di potersi scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze, ancora una volta, per dare la possibilità alle segreterie dei partiti di potersi nominare i propri rappresentanti. Questa è la legge. Va detto che chi ha votato a favore di questa legge si deve assumere la responsabilità se adesso il risultato è questo. Perché è vero che abbiamo una coalizione come quella di centrodestra che ha raggiunto il 38% circa dei consensi, ma non ha i numeri per governare da sola. È vero che il 5 Stelle è il primo partito in Italia con il 32% circa di consensi, ma non ha i numeri per poter governare. Allora adesso o si modifica in fretta la legge elettorale, almeno per dare un premio di maggioranza in modo tale che la coalizione che arriva prima abbia i numeri per poter governare, poi se governerà bene o male saranno gli elettori a decidere se mandarli a casa o rinnovarli. E è stato fatto veramente un colpo di mano per ancora una volta permettere alle segreterie di continuare a gestire il consenso a loro piacimento. Questo va detto proprio per un'ora di verità. Adesso sulla base di questa verità, io sono abituato, come avete visto, sono abituato a mostrare i fatti. Allora, io non so se stasera dedicheremo tutta la serata a Don Azzan, credo che avremo anche cose più interessanti di cui parlare, però sulla questione è per dire legittimo dissenso, insomma io sono uno che anche all'interno della maggioranza sono abituato a dire quello che penso e anche alzando la voce, credo mi sei conosciuto dal collega Azzarin, proprio perché combatto le battaglie non perché conviene farle ma perché sono convinto della bontà di certe battaglie. Del resto io ho pagato con la mia pelle politica le mie battaglie, perché io sono stato estromesso dal Parlamento europeo perché ho denunciato i ladri del Mose, per dire no, quando altri sapevano di quello che succedeva e anziché schierarsi con il sottoscritto per denunciare i ladri del Mose che erano interno anche del nostro partito allora, hanno preferito allearsi con i ladri del Mose venendo contro Berlato, per dire no, per premesso questo. Quindi io ho fatto le mie scelte e continuo a farle. Dopodiché il dissenso è giusto che ci sia, ma è anche opportuno che parliamo del perché adesso, solo adesso esce il dissenso. Perché la donazione che conosco bene, perché era una delle mie assistenti, voglio ricordare, e che è stata eletta per 4 volte in regione con i voti di Sergio Berlato, voglio ricordare, e che è passata da 23.000 preferenze nella passata tornata elettorale a poco più di 6.000 dopo aver fatto 3 mandati da 2 da assessore, va detto perché adesso solleva la questione, perché solo adesso, quando sapeva perfettamente quali erano le regole interno di Forza Italia, quel partito che ha confermato lei, che è guidato da Berlusconi, che porta i voti oltre che i soldi, articolo 5, chi i soldi ha vinto, si dice, no? Quindi era Berlusconi che ha finanziato campagne elettorali, che ha portato il consenso con la sua potenza mediatica, per dire, e quello che ha permesso a molti di sedere in quei luoghi al caldo dove adesso si vorrebbe fare l'integralista, ma con il sedere al caldo e in certe posizioni. Allora, se adesso, perché c'è anche un problema di natura sociale, Don Azzan, per dire, fa politica per mestiere, perché da quando io la conosco, perché il primo stipendio era Don Azzan, gli ho dato io da assessore regionale, era uno dei miei assistenti, da quando la conosco io mi risulta, ma probabilmente che io mi sbagli, che abbia vissuto sempre solo di politica e assessore al lavoro, ma non ha lavorato un giorno in vita sua, per dire, da quando la conosco io, per dire, no, che è assessore all'istituzione. No, ma adesso io mi auguro che richiami ad Anzana per dire se non è vero quello che dico. Perché adesso protesta? Perché non è stata candidata a sindaco del comune di Vicenza, ma il suo partito è stato il primo a non credere in lei e chiedeva al centrodestra di credere in lei quando neanche il suo partito era candidata, come è successo per le politiche. Allora, c'è da chiedersi, ma questa rivoluzione è dettata da una reale volontà di portare la democrazia in Forza Italia rispetto a quanto è adesso, oppure dalla paura di dover, dopo una vita
vissuta sempre solo di politica, di dover trovarsi un lavoro come fanno tanti altri cittadini alla fine di questa legislatura. La mia domanda è questa: quindi è veramente voglia di democrazia o è carità pelosa dettata dalla strizza, cioè dal terrore, che finisca la stagione cantando meno male che Silvio c'è, anziché come è iniziato da Faccetta Nera? E quindi è questo il motivo che la spinge a tentare di trovare la democrazia? Punto di domanda. È quel motivo per il quale è opportuno che ci chiediamo perché alcune cose vengono sollevate. Perché io che ho detto e finito, io che ho combattuto una vita contro i ladri, io ho sacrificato la mia carriera in Parlamento europeo per denunciare i ladri. Perché qualcuno, quando gli è stato chiesto vieni a schierarti con il sottoscritto contro i ladri, ha deciso di schierarsi con i miei nemici anziché condire la mia battaglia? Allora, grazie a Sono d'accordo su un fatto che la legge elettorale dovrebbe garantire la governabilità e venivano fatti degli esempi, sono d'accordo con le considerazioni fatte anche dalla Bisinella, eccetera. Allora, se chi raggiunge il 37 o il 33, via, insomma, chi arriva primo in qualche modo deve avere il 51% per governare, chiaro? Quindi questo significa che la governabilità è garantita dal 51%, non dal 65% se prendi il 40%, cioè voglio dire, è un'altra cosa, collega. E quindi su questo ci dovrete spiegare perché vi comportate un modo in Italia e in Veneto, dove non c'è nessun problema di governabilità, dove è bene che i telespettatori sappiano che il bilancio di questa regione è stato approvato in una settimana. Quindi nessuno può dire che c'è un problema di governabilità, e non si confonda la coesione politica, che è un fatto interno a una maggioranza che compone e guida quel determinato territorio o ente, con quella che deve essere la governabilità. Poi è chiaro che se c'è una debolezza politica, questo dipende dalla fragilità anche del sistema e di chi compone quel sistema politico, non certo dalla legge elettorale. Quando ha garantito la governabilità siamo a posto, poi dopo sono i partiti che devono andare, non è che potete spiegare i veneti ma noi vogliamo governare in santa pace, siccome abbiamo tante poltrone da sistemare allora dobbiamo avere più posti, e siccome non vogliamo che nessuno ci rompi le scatole, non solo l'opposizione, che le fa di rado, purtroppo, no, non vogliamo che rompa l'opposizione per lato, perché quando parla lo si sente, non vogliamo che rompa l'opposizione magari Forza Italia, che oramai è ridotta al lumicino, e poi anche la Donazzano vi dà una mano in questo senso e quindi vi rende la strada un po' più facile, però questo non ha nulla a che fare né con la governabilità né con la democrazia, che sarebbe tradita. Per cui su questo dobbiamo ragionare, perché quando si mette mano alla legge elettorale si mette mano alle regole cosiddette del gioco, e allora su questo non c'è maggioranza e opposizione, questo è il punto. L'errore che hanno fatto in Italia è questo. Per onor di verità, per quanto riguarda, sempre mi muovo con i dati, certo, l'attuale legge elettorale, la comparazione che è stata pubblicata anche oggi sul Gazzettino, con l'attuale legge dice che se non si raggiunge il 40% c'è un premio di maggioranza del 55%, quindi la maggioranza ha 28 consiglieri e l'opposizione ha 23, a differenza di 5 consiglieri. Se si raggiunge un consenso tra il 40 e il 50%, si ha un premio di maggioranza del 57,50%, quindi 29 consiglieri di maggioranza e 22 di opposizione, 7 a differenza. Più del 50% e 60% di premio di maggioranza, 30 consiglieri di maggioranza e 21 di opposizione. Finisco, ecco qua, tanto per dare un dato. E questo, con la nuova legge che si va a discutere, esatto, la differenza è maggiore, si passa dai 5 sotto il 40% ai 15 consiglieri di differenza tra maggioranza e opposizione. Questo è quello che dice o direbbe la nuova legge, questo per onor di verità. Sì, quindi i numeri sono, vuol dire che non hai più voci in capitolo, collega Bellato, vuol dire che Forza Italia può anche andare a casa, cioè questa è la realtà. Forza Italia forse già è così, però per quello che riguarda Fratelli d'Italia è una roba diversa. Sentiamo, scusate, la nostra parte continueremo a fare, che le liste che vengono fatte, il presidente quante liste ha e quanto è la suddivisione poi degli scranni e dei seggi, ma quindi no, io non la vedo che sia un attacco alla democrazia o che le opposizioni non abbiano il loro ruolo e che comunque non abbiano i loro posti. È una piccola differenza che tra l'altro va a compensare anche il lavoro
che fanno gli assessori, e c'è anche la novità che tutti gli assessori potrebbero essere esterni in questo senso, e quindi anche la possibilità che gli assessori siano svincolati dal Consiglio regionale. E voi sapete benissimo, e Sergio lo sa, che fare assessore non significa solo stare in consiglio chi è anche consigliere, ma significa poi andare a Roma, significa andare a Bruxelles, significa essere nelle commissioni, quindi è molto impegnativo, e sapete benissimo tutti che a volte è meglio fare solo una cosa che non l'altra, e quindi assolutamente bisogna che il consiglio faccia il suo lavoro, la giunta faccia il suo lavoro, e che comunque agli assessori che non sono consiglieri c'è tutta una serie di cose, quelli che sono consiglieri purtroppo sono legati a stare lì a votare, magari è bene che magari ci siano invece solo i consiglieri e solo gli assessori. Poi questa è una discussione che, ripeto, viene fatta in consiglio regionale, poi si vedrà. Che coerenza proponete che il consigliere regionale possa fare anche consigliere comunale? Quello, questa può anche essere, perché noi in tante anche questioni, ma anche all'interno di tanti movimenti, spesso i consiglieri comunali devono dare dimissioni, ma sono anche consiglieri di piccoli comuni o di altre realtà che possono farlo benissimo, senza tanto problema, che possono anche collegare al territorio con la regione in una maniera differente. È chiaro che comunque questa è una legge che sarà discussa, sarà probabilmente poi degli emendamenti che ci saranno valutati, tanti però la realtà è questa, prepariamoci, perché saranno molti emendamenti, ci sono vari scaglioni che permettono comunque tutta una serie di situazioni differenti, non è che poi per forza la coalizione debba superare il 45%, noi l'ultima volta abbiamo superato il 40, eravamo al 49, mancava poco il 50%, è chiaro che poi basta che un consigliere magari non sia sede, qualcuno è in trasferta, l'altro abbia altri problemi, magari è difficile trovare una volta. Ma sono ipotesi, perché la realtà è diversa. La realtà è diversa perché, voglio dire, il consumo di suolo è stato approvato in 10 giorni, la legge sulle cave neanche una settimana, cioè, voglio dire, importanti leggi programma. Perché allora, c'è una maggioranza questa. Spiegare adesso che non è garantita la governabilità, la vedo dura con questi dati. Allora, una regola per i migranti, chi protesta, niente riconoscimento di eventuale profugo. Come sempre, la gran parte degli sms riguardano i migranti, le cooperative, ne parleremo tra pochissimo. Voglio sentire appunto Maria Rosa Marazza e Patrizia Bisinella, che sono due donne molto pragmatiche e concrete, le aspettative che sono state alimentate durante questa campagna elettorale. Vedono poi gli elettori chiedere dopo le molte parole, gli annunci, anche i fatti, no? Per cui è una domanda che vi farò tra poco, però prima vediamo un servizio con Fabrizio Bazzoni. Stasera ci sono due assi del nostro network, Roberto Durigon, Nicola Marcato, veramente una grande squadra stasera con Focus. Vediamo il servizio sul lavoro domenicale. Ci sono grosse polemiche perché ha aperto un nuovo centro, un centro di Brico, e ha offerto molte assunzioni, e molti ragazzi, a quanto sembra, avrebbero detto: io non lavoro perché mi chiedono di lavorare la domenica. Diamo servizio e poi andiamo da Maria Rosa Barata, Patrizia Bisinella, e torniamo da Carmine Bianco. Apre la marca un nuovo iper del bricolage, in programma un centinaio di assunzioni, ma ben pochi trevigiani paiono interessati, visto che 7 lavoratori su 10 provengono da fuori provincia, spesso da altra regione, o sono stranieri. A quanto pare il motivo sembra essere da ricercarsi nei turni di lavoro, che comprendono anche sabato e domenica. E così si riapre ancora una volta il dibattito sul lavoro e la disoccupazione giovanile e sulle aperture festive di negozi e aziende. Dubbiosi i sindacati, che al ritratto dei giovani che non vogliono fare sacrifici per lavorare credono poco. L'idea per cui ci sono lavoratori che rifiutano il lavoro perché hanno la puzza sotto il naso a me pare particolarmente strana. L'idea che un lavoratore scelga consapevolmente se accettare o no delle condizioni di lavoro è tutta un'altra discussione, ma allora parliamo delle condizioni di lavoro che si offrono. Poi ripeto, non so quali sono state offerte e vorrei vederci chiaro proprio su questo. Io non la vedo in maniera negativa per dire che i giovani non si vogliono adattare. È tutto da capire cosa viene offerto a loro. Ma il dibattito dal commercio si estende anche ad altri settori. Confartigianato riscontra una difficoltà delle aziende nel trovare dipendenti veneti disposti a fare determinati lavori e turni. Anche nell'artigianato facciamo fatica a trovare ragazzi o anche adulti che facciano determinati mestieri. Non sono più mestieri sporchi o brutti come un tempo. Cito per esempio tutto il settore della metalmeccanica, ha difficoltà a reperire personale qualificato.
Stessa situazione nei settori dell'impiantistica, come nell'edilizia, dove è molto alta la percentuale di lavoratori stranieri, di cui l'importanza, secondo l'Associazione degli Artigiani, di un lavoro di tipo culturale con la scuola, come quello attuato con l'ITIS Fermi di Treviso per l'alternanza scuola-lavoro. I giovani devono capire che ci sono anche dei lavori che possono essere fatti e sono dignitosi come altri. Renata Marangone, il lavoro è un altro tema su cui si aspettano delle risposte. No? Prego. Che dicevo adesso Vendemiano Sartore, effettivamente per la Marca, io conosco bene la realtà della nostra provincia, poi in campagna elettorale insomma ho avuto modo anche di conoscere tante piccole realtà. Ed è vero che c'è offerta di lavoro da parte di tante aziende, certo. E non si trova il lavoro qualificato. Certo. Quindi c'è un problema di formazione qualificata che sul quale bisogna investire. Però sembra perché, da sentire loro, non si trova perché il personale anche qualificato certi lavori non vuole fare. No, quello che diceva Demiano Sartori, siccome mi sono confrontata con lui su questo punto, riguarda il fatto che proprio non si trovano le professionalità. Ci sono mestieri tipo, ma anche l'idraulico, magari possono essere considerati mestieri antichi, che invece adesso offrono nuovissime opportunità perché sono legati anche a tutti i bonus che ci sono adesso, al fotovoltaico, alle energie nuove, cioè danno nuove possibilità, però ci deve essere una formazione adeguata. Mi è capitato anche a me di avere in mano delle richieste di lavoro su, ad esempio, nell'informatica, molto molto tecniche, e non si trovano persone che hanno questo tipo di competenza. Quindi non è una questione di poca voglia di lavorare. Questo non stava dicendo questo Vendemiano Sartore. Però anche lì devo dire bisogna vedere perché hanno rifiutato e qui concordo anche con quel tipo di lavoro, quali sono le condizioni alle quali hanno dato. Dopodiché può esserci anche una componente di persone che magari rifiutano perché ritengono che sabato e la domenica non vogliono. Non escludo che ci siano anche questi. Certo. Io non so se siano questi i casi, se siano molto diffusi o altro. Certo, ci sarebbe da farsi una domanda. Chi è abituato come me a fare libero professionista lavora comunque anche il sabato e la domenica se serve, e di certo non si lamenta, o comunque già abituato, per cui voglio dire, sta parlando con una persona che non ha certo questo tipo di problema. Certo. Altro ancora è il discorso che nell'ambito del commercio si ponevano e che era uscito, quello delle domeniche, del tenere aperto sempre la domenica, nei giorni festivi, la Pasqua. Qui crea un ulteriore altro problema, che da un lato sia di tipo, insomma, la domenica il riposo, o comunque insomma la possibilità di mettere tutti, anche quei soggetti, penso alle piccole attività, quelli che non hanno la possibilità di turnare il personale, no? E quindi di una revisione anche complessiva del sistema, perché se solo i grandi centri commerciali o le grosse entità possono permettersi questo, vuol dire indirettamente anche in un sistema come il nostro far fuori tutti quelle attività che magari soprattutto nei centri urbani rendono viva la città, rendono vivi i paesi, e questo, su questo secondo me va fatta una riflessione, perché non è peregrina la libertà e la democrazia non è un regalo che ci fanno, devono essere conquistate ogni giorno e con il voto. Però ecco, Patrizio Bisinella, io penso anche ai ragazzi italiani che sono andati a Londra, e ne conosco tanti che sono laureati e che lavorano in supermercati, ristoranti per mantenersi, per pagare l'affitto e le spese, anche la domenica, e lì non si scappa. Cioè, io quello che dico, che vorrei dire ai ragazzi che cercano lavoro per la prima volta, se vi danno la possibilità di mettere un piede dentro un'azienda, non dite di no se c'è da lavorare la domenica e sabato, se siete disoccupati, se cercate lavoro, perché poi da lì si parte e si cerca di migliorare, di passare in altre aziende. Cioè, non ci deve essere la preclusione del lavoro domenicale o al sabato, no? Perché altrimenti si parte malissimo, non so come la pensi. Sì, ma io ritengo che quando uno ha bisogno di lavorare, sinceramente accetta tutte le occasioni, ovviamente poi sperando di trovare il meglio, no? Certo, la gavetta, soprattutto un giovane, magari
magari ha la prima esperienza, le prime esperienze, deve anche un po' capire quali sono i meccanismi del mondo del lavoro, che sono molto diversi magari da quello del mondo della scuola, certamente. È vero che c'è un problema diverso per le grandi strutture che fanno aperture indiscriminate in tutti i festivi, però quello è un altro tema, un tema nazionale, un tema regionale, delle leggi che prevedono anche troppe aperture domenicali ogni giorno festivi, perché quello dà tempo anche alla vita familiare. Io sono per esempio contraria all'eccessivo numero di aperture, perché rispetto molto i giorni che devono essere di festa, soprattutto le feste sacre, perché insomma chi è religioso, ma anche per il senso di famiglia che nella nostra società purtroppo si è perso. Detto questo, quando c'è bisogno di lavorare, ripeto, uno prende quello che viene. Io per esempio quando studiavo mi mantenevo gli studi e quello che trovavo, insomma. Senta, volevo tornare però sulla, questo ormai abbiamo, avete chiarito molto bene, però volevo sapere che rischi corrono i vincitori di queste elezioni se in attesa che si formi governo, che si vada eventualmente a votare, non succede niente. Ci ha visto cosa scrive la gente? Ai migranti li mandate, li fermate, il lavoro lo trovate, la flat tax la fate, il reddito di cittadinanza, perché le persone hanno molta pazienza. Che rischi corrono 5 Stelle, Lega in particolare, poi sentiremo allora, anche Bianca. I rischi sono molto alti. Io vedo adesso questa situazione di stallo e vedo anche grandi difficoltà a poterle superare in tempi rapidi, lo vorrei dire con molta franchezza. Primo, perché ci sono le elezioni regionali in Friuli e Molise. È vero che 29 aprile, esatto, è vero che interessano circa poco più di 1 milione di elettori, quindi non ha una grandissima incidenza, però nella partita tra coalizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle, sul piano politico, nel braccio di ferro che stanno facendo, ha una certa influenza. Tant'è vero che secondo me si farà un altro giro di consultazioni che porteranno a poco o nulla, forse qualche interlocuzione un po' in più, ma il tutto si giocherà veramente a partire dai primi di maggio, quindi mettiamocela via che stiamo perdendo dal 4 di marzo ai primi di maggio, perderemo un sacco di tempo. Secondo aspetto, io rispettosa del voto popolare e ritengo che giustamente il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia, ha preso più voti, ha intercettato molto quello che è un sentimento e una volontà forte degli italiani di cambiamento della classe politica, questo è vero, poi anche altri temi, ma questo è senz'altro vero anche da noi. E seconda coalizione che ha preso più voti è il centrodestra, centrodestra però che la gente ha votato unitamente, con tante sfaccettature, quelle sensibilità di diverse che dicevamo. Se nella coalizione di centrodestra fosse arrivata prima Forza Italia, fosse arrivato prima Berlusconi, oggi vedremmo tutt'altro scenario. E secondo me i piani di Berlusconi erano quelli. Malauguratamente per lui e per Forza Italia è arrivato primo Salvini. Però questo è un dato di fatto. Secondo me sarebbe giusto e rispettoso della volontà popolare che 5 Stelle e Lega provassero a governare insieme. Io non so se questo significa anche, e io mi auguro di sì, con un centrodestra unito, però io sono convinta che il centrodestra laddove negli anni, e torniamo a quegli anni lì delle famose riforme mancate, ma anche nelle amministrazioni locali dove mostra di essere unito, è in grado, a mio avviso, di poter ben governare, però con programma certo, definito, punti chiari. La vedo molto più difficile in questa fase in cui abbiamo all'interno di una coalizione di centrodestra sensibilità molto diverse e in un accordo politico con i 5 Stelle programma che sono addirittura all'antitesi. Perché un conto è provare a dire vabbè, il reddito di cittadinanza deve essere un modo per favorire l'entrata nel mondo del lavoro, rivedere i centri per l'impiego, dare un qualcosa in più a chi è disoccupato in attesa che trovi una formazione, ma certamente non un sussidio. Questo per esempio io la intendo così e credo che forse su questo si possa anche trovare un'intesa. La vedo però molto più difficile sia per la Lega di Salvini che per i 5 Stelle, che hanno fatto delle promesse elettorali molto pesanti, cioè hanno promesso agli italiani di ridurre subito le tasse e portare una flat tax, Salvini diceva il 15, di trovare questo reddito diciamo di sostegno finché non si entra al lavoro di cittadinanza esteso a tutti, di abolire la Fornero o comunque pesantemente rivederla, sono cose che costano moltissimo e i soldi per farle, parliamoci chiaro, non ci sono. Abbiamo in Italia un debito pubblico pesantissimo che continua a crescere.
abbiamo la possibilità di rimanere dentro dei confini o andare al di là di quei confini del deficit PIL 3% molto ristretti, e la possibilità di realizzare quelle cose che sono state promesse in campagna elettorale insieme e subito appartiene al mondo dei sogni, questo bisogna dirlo, se credo che la gente incominci a rendersi conto di queste difficoltà. Dopodiché io auspico che si riesca a trovare, ribadisco, un accordo, perché io sento... Diciamo, se lei fa ancora parte del centrodestra? Certo, sì? Certo. Dire, perché dalle affermazioni che fa lei, mi sembra di capire che lei... Io sono realista. Perfetto, lei è realista, però dico... Lasciami finire prima. Non è che le sia mancata la parola, semplicemente che ha fatto le promesse realizzabili. Ripeto, coalizione di centrodestra unito è il mio auspicio, che si provi nel rispetto del voto popolare, fare un accordo di governo è il secondo mio auspicio. Lei programma del centrodestra. Forse non mi sono spiegata. Punto, centrodestra unito è il mio auspicio. Secondo, che si provi a dare rispetto del voto popolare, fare un governo sì. Dopodiché ditemi oggi con che soldi. Allora su questo sono un po' più scettica, permettimi di dirlo, perché sono una persona realista. Ribadisco, ma io le dicevo anche in campagna elettorale, quindi ci siamo presentati con un programma chiaro, firmato da tutti, i leader del centro-destra. Tu prima parlavi di difendere le tue idee, quindi io queste cose le ho dette anche in campagna elettorale. Abbiamo anche individuato dove andare a prendere questi soldi, il programma è al 23, quella noi abbiamo sottoscritto, che è fattibile, forse dovete dare dove siete collocati voi, sto dicendo che il programma sottoscritto del centrodestra unito, siccome allora se tu alzi la voce l'alzo anch'io, il programma sottoscritto del centrodestra, se dite che disconoscete il programma del centrodestra, il programma... Posso parlare io? Parli tu ancora. Finalmente parli anche lei, perché non mai sentito la sua voce. Il programma del centrodestra, sottoscritto da tutti e quattro i partiti, prevedeva, depositato al Ministero degli Interni, prevedeva la flat tax al 23%, prevedeva una politica decisa in termini di sicurezza e immigrazione, prevedeva la rivisitazione della Fornero, dei trattati europei. Su questi quattro punti tutta la vita sono d'accordo. Diverso è oggi dire come 5 Stelle e Lega di Salvini riesca a trovare un accordo, dopodiché io spero si riesca, questo ho detto, e non vuol dire assolutamente non sapere bene dove sono collocata, abbi pazienza. Allora, Bianco. Sì, ok, naturalmente su queste ultime parole mi trovo pienamente d'accordo, anche perché Luigi Di Maio ha lanciato l'idea di fare un accordo alla tedesca, no? Una sorta di contratto dove si possa mettere nero su bianco e in modo del tutto puntualizzato quello che potrebbe fare il prossimo governo. Cioè, senta, ma siccome si dice sempre, insomma, che lo dicono anche, lo hanno fatto capire, cioè due galli nel pollaio non ci possono stare, cioè non ci possono essere due leader al governo. Secondo lei potrebbe esserci una terza figura così al di sopra delle parti in un governo dove decidano ad andare... Basta governi tecnici, abbiamo visto... Molti... No, non tecnici, no. Ma anche Salvini anche... Di Maio è un leader... Credo che il popolo italiano si è espresso in maniera chiara e decisa. Ha espresso Salvini come leader del centrodestra, come il più gradito, e dall'altra parte un Luigi Di Maio, insomma. Quindi penso che una terza persona significa veramente violentare il voto degli italiani. Ma questo presuppone che riescono a mettersi d'accordo, no? Nel senso, sono sufficientemente responsabili, secondo lei, per capire che o si mettono d'accordo per il bene del paese avendo vinto le elezioni, o non ci sono molte alternative. Perché qui giustamente dobbiamo pensare al bene del paese, non quello del proprio... Si pensa sempre alla bandiera
bandiera, proprio quella, no? Della bandiera del partito, faccio io perché, prendere consiglio, no, lo faccio io, no, non voglio Berlusconi, l'altro non vuole quella, cioè, vabbè, Berlusconi è un capitolo che è bene chiaro, chiariamolo un attimo, certo. Allora, in qualsiasi paese del mondo una persona come Berlusconi avrebbe già smesso di fare politica, per quello che è la sua vicissitudine giudiziaria, e questo è chiaro, è tolto anche il cavalierato, mi sembra, no? Non è più cavaliere per questo, ma è stato anche condannato per frode, per tutto, quindi insomma questo è un dato, se di scena Berlusconi sparisce Forza Italia, lo sappiamo tutti questo. Che ancora in Italia e anche in Forza Italia vale l'articolo 5, chi che scarica vinto, lo sappiamo. Sì, questo quindi, lo sappiamo, allora, però pensare a Forza Italia senza Berlusconi è un'utopia, questo lo sappiamo perfettamente. Ma è un'utopia, perché è un'utopia. Potrebbe passare la palla a qualcun altro. Ma vabbè, ma questo sarà un ragionamento di quelli di Forza Italia. Cioè, facciamo in modo che ognuno faccia valutazioni nei propri partiti. Ma infatti noi non diciamo che Berlusconi deve fare un passo indietro. Noi diciamo che Berlusconi, per quello che è e per quello che rappresenta, non è un interlocutore a noi congeniale. L'abbiamo sempre detto, lo facciamo con i nostri che non hanno donato la parte del proprio stipendio, figuriamoci un condannato in via definitiva. Però scusa se quindi mi permetto, sempre del voto popolare. Cioè. 5 certo. milioni e passa di italiani hanno votato Forza Italia, che sul simbolo aveva scritto Berlusconi presidente. Ma non è stato capito. Però c'è stata gente, lui il suo consenso ce l'ha, ma oggi c'è gente che l'ha votato Forza Italia. Però quanti voti ha preso Berlusconi per Berlusconi? Se si presenta un Totorino, allora cosa facciamo? Mettiamo Totorino. Ma oggi noi... Gli italiani hanno votato Forza Italia, con il sistema proporzionale, che vi piaccia o meno, l'avete votato, adesso lo costringe a un accordo politico, come si faceva in altri tempi, perché questo non è che il voto del popolo deve essere quando fa il governo, ci vuole qualcuno che voti la fiducia, i numeri vanno fatti. Ci vuole una legge elettorale che dia la possibilità di governare, per questo che noi abbiamo la proposta regione. Tra l'altro, come si è già detto, comunque prima del 29 di aprile, finché i giochi non sono chiusi nelle regioni, secondo me il governo non è la prima volta, ci sono stati casi anche nel passato che si sono aspettati anche 2 o 3 mesi prima di formare un governo. Io spero non sia così. Io spero che ci sia un accordo tra, all'interno del Parlamento. Chi sarà incaricato dal Presidente della Repubblica? Funziona un po' così, no? Il Presidente della Repubblica dà l'incarico a uno e gli dice trovati la maggioranza in Parlamento. Funziona così. È chiaro che se non si trova la maggioranza in Parlamento dà l'incarico all'altro che forse la trova. Io dico che magari noi che siamo al 38% magari siamo quelli che potrebbero trovare questo accordo molto prima rispetto al 5 Stelle. Ovvio. È chiaro che senza il 5 Stelle, dall'altra parte, se no, mancano 60 deputati e la cinquantina dei senatori, quanti sono 30, 40 senatori, bisogna trovare questi numeri. E per essere un po' certi che il governo funziona bisogna che ci sia un numero anche elevato, uno magari ha il dono a mal di pancia, l'altro in commissione, lei lo sa benissimo come funziona, quindi è chiaro che bisogna trovare quei numeri che solo i 5 Stelle o la maggioranza del centro-destra possono in qualche maniera trovare questo accordo. Se poi il 5 Stelle lo trova col PD o una parte del PD, prenderemo atto che l'ha trovato col PD. Ci sono tirati i sassi addosso fino a ieri si sono insultati campagna per tutta la legislatura. Come fanno adesso a trovare una... Anche Berlusconi ci ha definito una setta, dai. Quindi questo è stato un po' trasversale. Sì, ma capisco... È legittimo che non vogliate fare il governo con Berlusconi. Ma dico, come fate a fare un governo con il PD... Perché prima e anche in campagna elettorale, voi con il PD vi siete scannati come iene feroci, no? Allora ritengo che se fino a ieri dicevate che il PD era il male assoluto, e noi siamo ancora di questo avviso, per dire, ma se voi dicevate che è il male assoluto, adesso pensare a governare con coloro che dite voi hanno distrutto l'Italia... Mi sembrerebbe una incoerenza, ma erano intanto palese, erano
provvedimenti che prendeva da parte Emiliano, allora, con i posso difendermi su questo attacco? A me fa piacere che lei abbia fatto questa osservazione, però io vorrei far notare che non è che ci siamo scannati perché siamo era antipatico Renzi, erano i provvedimenti che faceva. La buona scuola, noi l'abbiamo combattuta, e mi sembra che anche gli insegnanti ci hanno premiato perché non la volevano la buona scuola, e come altre riforme sono state bocciate sonoramente dalla consulta, erano incostituzionali e sono state bocciate, quindi non è che ci siamo scannati perché eravamo antipatici. Adesso, purtroppo c'è un Renzi che ha fatto un karakiri uno dietro l'altro, purtroppo Renzi una serie di errori che noi gli abbiamo contestato, eravamo all'opposizione, era questo il nostro se vogliamo fare una discussione seria anche rispetto a io ho detto questo, io ho detto quell'altro, non è credo così. Allora io guarderei ai programmi delle cose, cioè mi pare sul Sole 24 Ore, non so dove, avevano fatto una comparazione sulla compatibilità dei programmi e risultava che era più compatibile il programma della Lega con quello dei 5 Stelle rispetto a quello del PD con quello dei 5 Stelle. Allora dico, adesso siete stati sconfitti, ma adesso dal 43 adesso vogliamo proprio trascinarci in una polemica, sto facendo un discorso più serio, non so se mi sta seguendo. Più serio di questo? No, io non sto parlando del passato, sto guardando al futuro, dico su quali basi possiamo costruire qualcosa o si può approvare che voi che avete sempre detto che il PD ha fatto una serie di stupidaggini nel suo paese, ci sorprendiamo che adesso Gigino detto Di Maio va a chiedere, a fare gli occhi dolci a coloro che fino a ieri hanno ricevuto solo sputi in faccia da parte vostra. Qual è la vostra coerenza nell'andare a chiedere una stampella se non la volontà di andare al potere? Qual è la motivazione che vi porta ad andare a chiedere la stampella del PD facendo occhi dolci a quelli che ritenete siano in male assoluto? Qual è la coerenza? Vi posso rispondere? Abbiamo sempre detto che questi sono i nostri punti. Chi ci sta? Sta venuto, l'abbiamo sempre detto, non è che adesso facciamo gli occhi dolci. In campagna elettorale abbiamo detto sempre, sia alla Lega e sia al PD, questi sono per noi i punti prioritari per uscire dal pantano. Una volta dopo le elezioni, se il popolo e i cittadini non ci avesse dato il 40% come è successo, ci mettiamo a tavolo, ok? E chi ci sta firma con noi un accordo sul programma. Francia, Spagna, potete pensare che potete pensare che la Lega o Forza Italia o il PD vada sul vostro programma? È evidente di no. Allora, scusate, dobbiamo andare tra poco, però prima vediamo cosa è successo in Val Brenta con questa grossa frana che incombe ancora 200.000 tonnellate di materiale sopra il fiume. Vediamo. La frana di Enego si sta muovendo ancora, una parte della montagna potrebbe precipitare a valle, altri 200.000 metri cubi di materiale rischiano di franare andando a finire in buona parte sul letto del fiume Brenta, ostruendo completamente. È quanto emerso dal sopralluogo tecnico di stamattina, al quale erano presenti il genio civile, i tecnici della regione e della provincia, oltre ai sindaci di Enego e Cismon. La frana si sta muovendo, quindi il nostro compito, il compito in questo caso del comune di Cismon, che è comune Rivierasco, è innanzitutto mettere in sicurezza da tutta quella fila di curiosi che in questi giorni sono andati a vedere questo fenomeno naturale importante, e quindi noi nella giornata di oggi abbiamo transennato il sentiero. Ovviamente, trattandosi di un luogo aperto, è impossibile impedire ogni tipo di accesso, però colgo anche l'occasione in questo momento di avvertire i curiosi che lì la zona è veramente pericolosa.
Il corso del Brenta oggi è quasi totalmente sbarrato dai giganteschi massi che si sono staccati sabato dalla montagna. Le stime parlano di 100.000 metri cubi di roccia già piombati a valle e ora si teme per l'ampia porzione di montagna che sta cedendo. Bisogna però capire cosa potrebbe succedere nel caso in cui franasse il restante versante, perché a quel punto il fiume Brenta non potrebbe più passare di lì e la mole del materiale di detrito da portare via sarebbe veramente consistente. Quindi noi dobbiamo cercare di evitare danni ulteriori e quindi fare in modo che il fiume conservi il suo percorso in quella sede. Allora andiamo in pubblicità pochissimi istanti e poi torniamo e chiederemo ai nostri ospiti nell'ultimissima parte di Focus che fine farà l'autonomia in questo periodo dopo la paraintesa, tra coloro che sono sospesi c'è anche l'autonomia del Veneto. Tra pochissimo, grazie, a tra poco.